funziona o è dell'amministrazione? Perché non c'è dell'amministrazione, che è una pausa repubblica, questa fattura è stata la caccia, portavo... Che cosa? Comanda, fa, ma perché quindi esatto. È nell'amministrazione. È più l'aspetto amministrativo. Scientifico, scientifico. Quindi è lei proprio che maneggia quelle. Come no, certo, con i guanti, con tutta l'attrezzatura. La DNA risale direttamente a dove partono le multe. Ricordiamo, stiamo parlando dei ricordini che lasciano i cani per strada e poi arrivano le multe. Questo diciamo. Il complimento me lo potete fare ogni tanto. Che sono più pulite le strade. Avete visto che non acciaccate più quelle cassette lì? Quelle sacker per strada. Ci sono meno in giro. Grazie allo scherzo. Sono Sergio da Sassari e vorrei fare uno scherzo a palla dottor Salessi. Pronto? Sono la dottoressa Alessi, parlo con la signora Barbara. Sì, sono io, sì. Salve, scusi, sono la dottoressa Alessi dell'asilo veterinario qui di Porto Torres. Ah, sì, buongiorno a lei. Allora, lei ha preso un cane, giusto? Sì, giusto. Il nome è Fedez? Sto parlando di lui. Il nome è Fedez, giusto? Il proprio ambito di collare con il glitter di una giacca di rosa. Sì, è Fedez, ma noi abbiamo cambiato a Zeus. Me lo deve cambiare anche qui all'ufficio, anagrafe. Ovviamente siamo stati casati, ma ci hanno degli orari un po' particolari, quindi non questo è un periodo un po' particolare, capito? Allora lo chiamiamo Fedez, non si dispiaccia perché io qua ci ho scritto così, va bene? Ok, sì, dica pure. Allora, praticamente non so se ha sentito la nuova ordinanza che c'è stata del sindaco, praticamente da quello che lasciano a terra i cani quando li cioè sono i nostri operatori che raccolgono, da quello che raccolgono si fa che il DNA si arriva poi alla padrona o al padrone. Sì, ma io la raccolgo sempre, però non la lascio per terra. È stato trovato un Jones di Fedez, capito? In via Sardegna precisamente, le risorse.